io ho avuto i genitori, prima il nonno, poi il papà, falegnami. Il mio papà aveva un fratello, anche lui falegname, hanno aperto una ditta a Orsono e da lì ho imparato fin da ragazzino a stare in bottega. Ho fatto un concorso pubblico nel 91 presso l'ente Giovanni XXIII. Sono qui da 26 anni e quando sono entrato la falegnameria era il fiore all'occhiello e con l'andare del tempo si è modificata verso i lavori che attualmente non vengono più svolti e adesso sembra che si torni di riprendere a fare quello che è l'attività della falegnameria per inserire anche ragazzi, migranti o inclusioni sociali per integrarli nella società e integrarli anche magari in ASP, perché no? My name is Aruna Mane from Gambia. My personal work is driving, but here I cannot do driving because I don't have licensing. So if I see the other work I can try, maybe in 1 year or 2 years, this carpentry work, I can understand some. ASP Città di Bologna, una delle più grandi aziende pubbliche italiane di servizi alla persona, azienda del Comune di Bologna, gestisce fra gli altri interventi anche l'accoglienza ai migranti e richiedenti asilo. Le opportunità della nostra azienda, che ha anche al proprio interno delle competenze molto importanti, ad esempio la falegnameria, per metterle a disposizione di percorsi di vita, di percorsi formativi che possano essere utili alle persone che da richiedenti asilo chiedono cittadinanza, persone che qui cercano speranza, cercano accoglienza, ma cercano anche di poter costruire un futuro. In collaborazione con l'Università di Sassari, l'Università di Bologna e il Centro Antartide. Un progetto molto significativo che davvero ha consentito anche alla nostra azienda di riflettere, di ripensare a prospettive future incentrate sulla sostenibilità. Questo progetto che è nato con un workshop ha creato una specie di laboratorio di idee. Successivamente al workshop sono intervenuti l'ufficio tecnico, in particolare io, ed intesa in sinergia con la falegnameria, con il responsabile della falegnameria Marco Zucchini, e abbiamo elaborato dei progetti. Dopodiché sono usciti dei disegni esecutivi dai nostri uffici e dall'ufficio tecnico e che adesso sono state passate alla falegnameria, la quale realizzerà un prototipo, un modello in scala 1-1, la possibilità di rendere in dettaglio, quindi al vero, una porzione di progetto è un grande vantaggio perché lo puoi sostanzialmente verificare nella sua esecuzione praticamente definitiva. Progetto di innovazione perché questa falegnameria produce delle cose belle, produce degli oggetti di design, produce degli oggetti con un'innovazione anche nell'oggetto stesso. In questo progetto si vede molto bene l'integrazione sociale come obiettivo del progetto stesso. Noi abbiamo cercato di favorire la riapertura, il pieno utilizzo della falegnameria allo scopo di integrare in questo contesto i soggetti più fragili, i soggetti più deboli, al fine che questi soggetti poi potessero pienamente inserirsi in un contesto sociale. Dentro la strategia dell'azienda più ampia, che è quella appunto di erogare servizi a favore di alcuni target di utenza, ci vuole essere, ci deve essere per noi l'apertura verso una riprogettazione di spazi che siano più confacenti ai bisogni dei nostri utenti, ma che partono dall'ascolto dei bisogni dei nostri utenti. Je m'appelle Yaya Kone, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis un immigrant, j'habite à Milario. Quand je suis arrivé ici, je partais à l'école. Après le cours, j'ai eu le test en média et j'ai fait 5 mois à la test en média. Parce que la menuiserie m'a beaucoup appris un peu de choses. En Italie ici, comme un apprentissage, je sais qu'à l'avenir j'aurai une vie meilleure qui va me rapporter un peu plus. Et grâce à ça, je sais que j'aurai une vie meilleure.